buongiorno e bentornati ai Leoni Files, il podcast settimanale dell'Istituto Bruno Leoni. Oggi con me, al solito, ci sono Carlo Stagnaro e Carla Menta e abbiamo un ospite d'eccezione. Do quindi il benvenuto a Filippo Patroni Griffi, che è l'attuale presidente del Consiglio di Stato, è stato già ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione nel governo Monti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri nel governo Letta e attualmente appunto è da magistrato presidente del Consiglio di Stato. Benvenuto presidente, buongiorno. Grazie anche agli altri professori e ricercatori. Grazie, grazie presidente per essere qui con noi. Grazie mille di essere qua. L'occasione di avere il Presidente del Consiglio di Stato dopo diciamo i festeggiamenti per il Recovery Fund è veramente propizia per discutere non solo di quanti soldi arriveranno, stanno per arrivare, per uscire dalla crisi generata dal Covid in un paese comunque già in mancanza di crescita economica, ma anche per capire come le risorse che ci sono debbono essere spese al meglio. Qui ai Leoni Files, ma in generale come Istituto Bruno Leoni, l'abbiamo detto tante volte, i soldi senz'altro non bastano, anzi se ce ne sono, diciamo, l'abbondanza, la copiosità di denaro in un sistema che comunque dal punto di vista delle regole amministrative di aggiudicazione degli appalti burocratiche è un paese affaticato, rischia appunto di non saper spendere, non saper approfittare e spendere male appunto le risorse che può avere. Quindi con il presidente volevamo appunto affrontare questo tema, che è poi il tema dei temi da tanti anni nei rapporto tra l'Unione Europea, l'Eurozona e l'Italia. Quante volte ci siamo sentiti dire, ci siamo detti nel dibattito italiano, le condizionalità degli aiuti che possono arrivare, le riforme che servono per dare un contesto, un insieme di regole giuridiche in primo luogo e istituzionali che siano facilitatrici nell'uso delle risorse e nella possibilità di investimento e di creatività che viene dal mercato. Presidente Patroni Griffi, siamo tutti contenti più o meno appunto dei soldi che in vari modi potranno arrivare, ma appunto adesso viene la parte più dura. Certo. Come dice bene, se ci sono condizionalità che inducano il nostro sistema a semplificarsi, ebbene, ben vengano queste condizionalità. Cioè, io credo che si è molto dibattuto sull'accettazione o meno di soldi purché non vi siano condizionalità. Io credo che invece sia fondamentale per noi che, indipendentemente da quello che ci chiede l'Unione, noi sappiamo spendere bene questi soldi, e per fare questo abbiamo bisogno di due cose. Uno, avere obiettivi chiari, cioè dobbiamo sapere come vogliamo spendere questi soldi facendo scelte politiche sui settori che riteniamo prioritari, perché probabilmente invece soldi a pioggia in tutti i settori corrono il rischio di non far decollare nessuno di questi settori. Il secondo profilo è quello che diceva pure lei, delle modalità di spesa. Cioè noi dobbiamo assumere una capacità di spesa che allo Stato non abbiamo in maniera adeguata. E dirò di più che questa probabilmente è l'ultima occasione, anche perché nessuno di noi si augura che abbiamo un bis di questa occasione che ci viene fornita ora. Cioè nessuno lo si augura, ovviamente, una nuova pandemia. Credo che ci siano sicuramente due punti per quanto attiene al profilo delle modalità, perché quello delle scelte politiche ovviamente non mi può appartenere, e che sono sicuramente quello dello snellimento di alcune procedure e dell'utilizzo rapido di questi soldi che noi abbiamo nel settore dell'affidamento delle opere pubbliche sicuramente, ma anche ovviamente dei servizi e delle forniture. D'altra parte la normativa europea e nazionale tratta, sia pure con delle
diversificazioni in maniera unitaria, appalti, servizi e forniture. E a noi interesserà avere procedure di spesa rapide per appalti, servizi e forniture. Quindi questo è un settore sicuramente che diventa decisivo per l'utilizzazione appropriata di questi fondi. Ecco Presidente. Ah, scusa, vai Carlo. Presidente, una domanda proprio su quest'ultimo punto. Negli ultimi anni si è imposta come, diciamo, approccio generale a questi problemi la scelta di prendere atto che il sistema è estremamente complesso e quindi estremamente costoso, e laddove vi siano alcune condizioni di particolare importanza di un'opera o di strategicità, tra virgolette, qualunque cosa voglia dire, così via, creare dei sistemi di ampia deroga in cui vengono individuati dei commissari con pieni poteri e sostanzialmente sottratti a gran parte dei controlli che vengono invece normalmente imposti. A suo avviso è sostenibile questo meccanismo, diciamo così, con un duplice sistema che vale per soggetti diversi e in qualche modo è generalizzabile, il cosiddetto modello Genova che viene spesso invocato come soluzione a gran parte dei problemi del paese? La risposta è tendenzialmente no. Cioè io credo che abbia una ragione d'essere un regime giuridico in via ordinaria differenziato per alcune grandi opere individuate come strategiche rispetto a quelle a tutte le altre opere. Naturalmente però non possiamo pensare di far diventare un regime derogatorio ed eccezionale il regime ordinario, in primo luogo perché creeremo un ossimoro, evidentemente, perché se io rendo ordinario un regime eccezionale avrò un solo regime ma tutto eccezionale. La vera scommessa, a mio avviso, è quello di far funzionare meglio il regime ordinario, magari anche lasciando per alcune grandi opere individuate, direi puntualmente in un elenco, come strategiche, un regime diverso. Il modello Genova, perché secondo me non è riproducibile? Non è riproducibile in primo luogo perché ha avuto delle condizioni, tra virgolette, di contesto completamente diverse. Pensiamo che per esempio la fase della progettazione è interamente saltata. La fase della progettazione è una delle fasi a maggior tasso di criticità ed è interamente saltata perché ci è arrivato un progetto gratis, bello e fatto, pronto per essere messo in opera. Poi ovviamente il contesto è completamente diverso, si trattava di un'opera complessa tecnicamente, ma da un punto di vista, come dire, della complessità giuridica è piuttosto facile, è un'opera ben definita e si trattava quindi di, come dire, di rifare il ponte. Ora, normalmente le opere richiedono una complessità maggiore, sia per quanto riguarda l'affidamento, sia per quanto riguarda alcune situazioni di contesto, per esempio le espropriazioni dei terreni su cui realizzare le opere. Quindi evidentemente realizzare un'opera pubblica è un fatto molto complesso. Cosa si può fare? In primo luogo probabilmente individuare quali sono le criticità reali. Io ho letto un po' di giorni fa su, si può non, ovviamente citare un giornale, no? Sulle 24 ore, un articolo che riprendeva un dossier turco, il sottosegretario turco. In questo articolo si evidenziavano alcune criticità. La prima era sicuramente quella della riprogrammazione dei fondi bloccati su opere che non vanno avanti, quindi eventualmente riutilizzarli. Poi faceva presente una cosa molto importante, che il 35% delle opere sono bloccate in fase di esecuzione per crisi aziendali. Evidentemente la crisi aziendale è un qualcosa che fuoriesce dal sistema ordinario di programmazione degli affidamenti delle opere pubbliche, e quindi bisogna intervenire in quel caso sui fattori di crisi aziendale, eventualmente anche però migliorando la preselezione delle imprese ammesse alle gare. Io credo che però ci sia anche, e poi ci sono molti problemi nella fase della progettazione. Ora, una volta individuate le criticità, molte delle quali di ordine economico,
Io credo che ci sia anche però una complessità eccessiva del quadro regolatorio, cioè delle norme che regolano le procedure di affidamento. Lei avrà sentito, perché è quello che si sente quasi quotidianamente, sospendiamo il codice, appalti, oppure aboliamolo, oppure utilizziamo, commissariamo tutte le opere. Allora, partiamo dall'ultimo, che poi era la domanda più vicina a lei. Commissariare tutte le opere, che senso ha? Io commissario 1, 2, 10 grandi opere che inserisco nell'elenco delle opere strategiche, e per quelle prevedo, come dire, l'accentramento dei poteri autorizzatori, dei poteri esecutivi in capo a un soggetto che diventa una sorta di responsabile unico di quell'affidamento. Per casi determinati questo modello secondo me può funzionare, però il problema è la miriade di appalti e la miriade di affidamenti per opere, ma anche, ripeto, per servizi e forniture. Pensiamo, noi abbiamo avuto l'esempio delle forniture sanitarie in epoca Covid, evidentemente. Su queste, secondo me, c'è da fare una cosa semplice a dirsi, neanche difficilissima a farsi. Semplice a dirsi non può essere abroghiamo il codice, utilizziamo la normativa europea. Lei si immagina una stazione appaltante, un imprenditore che va nel quadro regolatorio europeo, che non è molto più semplice di quello italiano, a cercarsi la normativa applicabile al caso concreto. No. Evidentemente la stazione appaltante deve avere un testo italiano applicabile alle gare. Allora cosa si può fare? Si può in primo luogo prendere questo testo, darlo in mano a 10-15 persone per 3 mesi con un mandato specifico. Lasciami nel testo tutto ciò che è imposto dalla normativa europea, elimina tutto quello che è stato inserito dal legislatore nazionale. Questa è un'operazione che 10 persone esperte, magari ascoltando anche le criticità evidenziate dalle parti sociali, possono fare. Io ho avuto modo, non mi ricordo dove, forse non mi ricordo se in un'intervista a un quotidiano oppure a una rivista specializzata giuridica, di dire una cosa del genere: il Consiglio di Stato, qualora investito dal governo, sarebbe in grado di poter fare un'operazione di questo genere, ma lo potrebbero fare tanti altri soggetti. E a questo punto io ho, per tutti gli appalti sopra soglia, un quadro regolatorio sfoltito di tutto ciò che non c'è imposto alla normativa europea, e allora io veramente applico, ma con una norma nazionale, in un testo nazionale, la sola normativa europea. Per gli appalti sotto soglia noi possiamo fare quasi quello che vogliamo, dobbiamo assicurare soltanto trasparenza. Quindi se io semplifico il quadro regolatorio, ma assicuro la trasparenza delle varie fasi decisionali, che tra l'altro servono anche per monitorarmi l'andamento delle opere o comunque degli affidamenti, io unisco responsabilizzazione delle stazioni appaltanti e delle imprese, e nello stesso tempo ho semplificato senza correre il rischio, che c'è in un'eccessiva semplificazione, di fenomeni di distorsione. Ecco, Presidente, io in realtà l'ho ascoltata proprio in questi passaggi sulle possibili semplificazioni, il modello Genova, che appunto per i motivi che ha detto lei non convince, perché se una cosa straordinaria diventa ordinaria, diciamo, ha poco senso discuterne. Mi sembra, ne abbiamo parlato a volte noi da convinti individualisti qui, tra noi tre, in fondo noi mettiamo in piedi dei sistemi nei quali a volte sembra che chi decide o il soggetto che è chiamato a fare delle scelte quasi sia un robot in grado di analizzare tutti i dati e restituirli. In realtà, come noi sappiamo perfettamente, gli individui si muovono secondo incentivi, e quindi diciamo, noi abbiamo fatto una riforma della pubblica amministrazione per responsabilizzare i soggetti decisori, ma in realtà ci siamo ritrovati, mi sembra di poter dire, e su questo le chiedo un parere anche per la sua esperienza di tecnico al governo, proprio per le semplificazioni, con soggetti decisori che per paura di incorrere in sanzioni anche di natura penale, tante volte a me è capitato di lavorare a volte con dei sostituti procuratori che sottovoce mi hanno detto sarebbe ora anche di abolirlo questo abuso d'ufficio, nel senso che alla fine molto spesso, salvo in casi gravi, diventa veramente una sorta di cartina di tornasole per fare in modo che le persone non decidano. Ecco, da questo punto di vista, senza invocare scudi penali o di altra natura,
c'è spazio secondo lei per liberare un po' i decisori, che ricordiamolo, a volte sono anche impiegati che non hanno neanche le spalle coperte dalle aziende che per le quali spesso invece i manager lavorano, da decisioni che possono costargli non solo la carriera ma a volte anche la libertà? Allora, parto da quest'ultima cosa perché è quella su cui le so rispondere di meno, quindi ce la togliamo davanti presto. Direi che da più parti, e avevo letto un articolo di Paola Severino sul punto, che ovviamente ne sa molto più di me, non so se vada abolito il reato di abuso d'ufficio, ma sicuramente va ridisegnata la fattispecie criminosa. Un'altra cosa che io penso che sia importante è che noi dobbiamo toglierci una falsa equazione dalla testa, che cioè bisogna il più possibile vincolare le scelte e le fasi procedimentali in modo da ridurre il rischio corruzione. Perché io sono convinto del fatto che la riduzione dell'ambito di discrezionalità faccia semplicemente alzare il prezzo della corruzione, ma non elimina affatto dalla corruzione. Noi dobbiamo creare una sorta di renderci conto che ci sono delle fattispecie che sono necessariamente indeterminate nel loro contenuto, cioè richiedono nella fase applicativa un momento valutativo, e questo vale tanto per cominciare proprio durante le procedure di gara, quando per esempio vado a fare la valutazione dell'offerta. Questa discrezionalità va preservata, e va preservata creando, direi non solo negli appalti, per le procedure di appalti, in generale un meccanismo di maggiore fiducia tra cittadino e amministrazione. Perché senza questa fiducia l'amministrazione non funziona. Certo, l'amministrazione si deve meritare la fiducia, però diventa un circolo vizioso. Qualcuno deve cominciare. Quindi noi alla discrezionalità non possiamo rinunciare. Detto questo, però, c'è un problema che nel momento in cui io ti do la discrezionalità, c'è un problema di responsabilità. Allora noi dobbiamo riuscire a ritenere, secondo me più che il problema penale, c'è il problema civile ed erariale. Cioè la cosiddetta burocrazia difensiva, termine con cui si utilizza, si sintetizza la paura della firma, molto, come dire, in voga nel settore degli affidamenti di appalti di opere, forniture e servizi, si spiega, si fonda soprattutto sul timore della responsabilità civile dell'amministrazione come apparato e della responsabilità erariale e personale del funzionario davanti alla Corte dei Conti. Ora io credo che da questo punto di vista occorra riflettere sulla necessità di creare una griglia restando dentro la quale il funzionario non può essere chiamato, salvo il caso di dolo o di una negligenza molto grave, a rispondere dell'operato, perché altrimenti succede per esempio quello che è successo a Bisagno, col torrente Bisagno a Genova. I lavori famosi per mettere in sicurezza il torrente Bisagno non furono affidati non perché il TAR o il Consiglio di Stato sospesero la procedura, l'affidamento o l'aggiudicazione, ma perché allora, se non sbaglio, c'era un commissario straordinario, però non ci giurerei, temeva che qualora questa diniego di sospensiva non fosse stato confermato in sede di merito, avrebbe esposto l'amministrazione e conseguentemente, se stesso, a ipotesi di responsabilità. In realtà noi dovremmo quasi capovolgere: se non c'è un provvedimento giurisdizionale che sospende un'opera, il funzionario è tenuto ad andare avanti, perché altrimenti in quel caso risponde. Non nel caso in cui lui si ferma da solo e attende un giudizio di merito che richiederà, per quanto abbiamo tempi veloci in materia di appalti, ma un giudizio di merito in doppio grado, un anno, 15 mesi, lo richiede. Allora, se non c'è stata una sospensiva, il funzionario deve andare avanti, ma deve essere garantito che poi non verrà chiamato lui a rispondere. Presidente, mi conferma l'impressione che questa ipotesi di sospensione volontaria, mettiamola così, precauzionale, difensiva, non è dal punto di vista statistico quella di minor rilievo? Cioè, nella maggior parte dei casi i lavori e le opere si interrompono proprio per una strategia precauzionale anche in assenza di ordinanza? Allora, io il dato che ho è inverso. Cioè, io posso dire che per esempio nel 2018 sono state sospese con provvedimento giurisdizionale del TAR o del Consiglio di Stato, non conta,
un'opera su 300. Naturalmente questa percentuale aumenta se le opere sono di maggior valore, però sono comunque molto poco. Ma le dirò anche un altro dato che è in corso di verifica, quindi questo, il secondo non lo prendete come oro colato, che probabilmente quasi nel 65% dei casi, quando c'è una sospensione, questa sospensione viene confermata nel merito. È vero che ci sono i 35 in cui ciò non succede, ma il 35% significa un caso su 500. Quindi, ora io però non so dire se la maggior parte delle sospensioni sia improprie, perché io continuo a pensare che la maggior parte delle cause dei ritardi delle opere pubbliche stiano altre. Cioè non attengano al contenzioso, ma attengono voi alla fase della progettazione, voi alla fase dell'esecuzione in concreto delle opere pubbliche. E su questo, per esempio, c'è un altro problema. Tutta la fase delle autorizzazioni, che precedono evidentemente, il più delle volte nel nostro sistema, ma questo non soltanto, in quasi tutti i procedimenti amministrativi, vanno sempre uno dietro l'altro, in sequenza. Una cosa importante sarebbe quello di riuscire a mandare tutti i procedimenti amministrativi che convergono in un provvedimento finale, per esempio in questo settore della realizzazione di opere pubbliche, non mi riferisco solo alla gara, in parallelo. Cioè se io devo espropriare, devo avere una via, devo dopo fare una gara, ecco, tutte queste cose dovrebbero essere mandate in parallelo, perché se aspettiamo che finisca un procedimento, perché se ne inizi un altro, che poi dopo deve finire perché se ne inizi il terzo, questi dati che io leggevo sull'articolo che leggevo prima, per cui anche per opere minime occorrono 3 anni e mezzo, se ben ricordo, per arrivare agli 8 anni di una grande opera, evidentemente il sistema non funziona. Io però credo che noi dobbiamo cercare di analizzare i problemi in modo da individuare la criticità, molte delle quali già ormai le conosciamo, piuttosto che proporre delle sorte di ricette miracolistiche che, come dire, a prima impressione sembra che hai dato un vero shock a tutto il settore. Poi dopo va a finire che dopo 3 mesi sta che continua a non realizzare opere pubbliche e dice: che sta succedendo? Noi questo rischio non possiamo correrlo. Ecco, Presidente, praticamente mi sta dicendo che possiamo rinunciare al recovery fund, nel senso che la speranza me l'ha fatta morire, se no. No, nel senso che... No, nel senso che io sento invece sempre ricette miracolistiche, invece un lavoro... Sta dicendo una cosa che anche noi diciamo nel nostro piccolo, cioè, diffidate della parola semplificazione. No, non c'è dubbio, no, ma l'idea proprio che è il paese che bisogna sedersi a lavorare con la testa sulle carte e capire cosa va cambiato. Ecco. Allora, tra l'altro ci sono dei settori su cui occorrerebbe concentrarsi, che sono settori importanti del settore per lo sviluppo dell'economia. Pensiamo al settore dell'edilizia o anche al settore del commercio. Noi abbiamo dei tempi molto lunghi per il rilascio di permessi di costruire e anche di licenze di commercio, eccetera. Qui tra l'altro il contenzioso può avere un ruolo negativo, perché qui non abbiamo il rito accelerato che abbiamo nella materia degli appalti. Però qui l'ostacolo maggiore ovviamente che ci sono tante normative edilizie per quanto sono le regioni, ma anche per quanti sono i comuni. Quindi occorrerebbe mettersi a un tavolo. Questo tavolo già esisteva, io ricordo, nel 2012, quando appunto ebbi quella mia parentesi governativa a funzione pubblica, che si lavorava molto in sede di conferenza Stato-Comuni e Stato-Regioni, con i tavoli tecnici, per cercare di rendere il più possibile omogenea la normativa in materia di edilizia. Questo è un settore serio, perché l'edilizia è un settore di grande sviluppo tradizionalmente nell'economia italiana, ma è un settore che incontra una normativa diversificata sul territorio, che le imprese che ovviamente tendono a operare non solo in un comune, in una regione, evidentemente vorrebbero avere dei parametri normativi di riferimento un po' più certi. Quindi, per tornare a quello che diceva lei, mettersi con la testa a studiare e però con un atteggiamento giusto, cioè con l'atteggiamento di risolvere i problemi anziché quelli di soltanto individuarli, crearli, che invece purtroppo è molto diffuso noi, perché noi siamo tutti bravi a dire: questo non funziona per questo motivo. Quando dopo si tratta di trovare la soluzione
e metterla in atto, diventiamo tutti un po' meno bravi. Presidente, un'ultima domanda su un tema su cui lei è in clamoroso conflitto di interesse. Cioè, una delle cose che delle proposte che si sentono spesso è per agevolare, per semplificare, per rendere tutto più rapido, bisognerebbe abolire la giustizia amministrativa. Per questo dico che è conflitto di interesse. Diciamo, abolirla in generale, oppure sottrarre alla giustizia amministrativa specifici ambiti, come per esempio l'università. Secondo lei questa può essere una strada utile o percorribile, oppure stiamo mirando all'obiettivo sbagliato quando la mettiamo in questi termini? Allora, noi abbiamo un problema, che è la Costituzione. E questa Costituzione, all'articolo 24, dice che tutti devono essere, come dire, poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Abolire la giustizia amministrativa non significa abolire la giustizia, ma significa semplicemente trasferire quella tutela dalla giustizia amministrativa alla giustizia ordinaria. Ora, non vorrei in alcuni settori cadere dalla padella alla brace, non mi riferisco a un fatto qualitativo ovviamente, ma a un fatto semplicemente di tempistica. Ora, al di là dei dati contingenti, leggevo l'altro giorno che la giustizia civile si era fermata per il 15 aveva funzionato per il 15% delle cause in questo periodo, mentre io non ho dati certi, ma direi che in linea di massima forse abbiamo trattato l'85% dei ricorsi e rinviato il 15%. Ma al di là di questo è chiaro che la giustizia amministrativa, per come è fatto il processo, è attrezzata in un certo modo a incidere su certi settori. Ora, le faccio l'esempio dell'appalto, sempre per restare nell'appalto. Tutte le procedure di affidamento. Io elimino la giustizia amministrativa, di conseguenza vado al giudice ordinario, perché non posso fare altro. Allora noi dobbiamo scegliere e dobbiamo fare una scelta a monte. Le faccio un esempio. Negli ultimi tempi si è sentito spesso dire che senza abolire la giustizia amministrativa occorreva eliminare lo strumento tipico di intervento del giudice amministrativo, che è quello dell'annullamento di un atto illegittimo, e sostituirlo con risarcimento del danno. Detto in altri termini, due persone partecipano a una gara, una vince e l'altra perde, come spesso inevitabilmente succede. Quella che vince realizza l'opera, quella che perde impugna, se avrà ragione avrà solo il risarcimento del danno. Certo, così forse si va molto veloci, però prescindendo dall'idea che in via ordinaria chi abbia avuto illegittimamente giudicato una gara sia quello che poi dopo realizza l'opera e con i profitti che ne conseguono, ma anche volendo prescindere, noi cosa avremmo in questo caso? Che l'opera forse si fa prima, ma le ripeto, le opere sospese sono una su 300 e quindi il problema non ci dovrebbe essere, però a questo punto per quell'opera sospesa, anzi, per tutte le opere non sospese, ma poi ritenute illegittime, voi dal giudice ordinario, voi dal giudice amministrativo, da qualsivoglia giudice, che succede? Che quell'opera costa di più, perché io dovrò il risarcimento del danno a colui che non ha realizzato l'opera. E delle due l'una, o questo risarcimento del danno compenserà effettivamente l'imprenditore che è stato escluso illegittimamente, ma a questo punto l'opera costerà molto di più di quello che dovrebbe costare alla comunità. O viceversa, io do a questo imprenditore poco, un risarcimento forfettizzato indennitario, e a questo punto costerà poco di più alla comunità, ma l'imprenditore onesto, che doveva vedersi aggiudicato l'appalto, vedrà invece realizzato l'opera dall'imprenditore che non doveva avere aggiudicato l'appalto. E allora non so se il sistema veramente possa funzionare così, un sistema, diciamo, corretto. Non so se ho risposto alla sua domanda con questo esempio. Senza paventare, come dire, senza manifestare un eccessivo conflitto di interessi. No. Ha risposto in maniera tale che finalmente non me la farà più questa domanda. Ho detto che non era la giusta ricetta. Noi la ringraziamo moltissimo, Presidente, davvero. Io ringrazio voi, e anche perché questo tipo di cose che fate credo che siano particolarmente efficaci. Come dire, non rispondo al normale modo di comunicare delle istituzioni, anche se noi stiamo cercando un po' di
come dire, di aggiornarci, ma sicuramente raggiungono l'obiettivo nei riguardi delle persone a cui si rivolgono, e quindi mi sembra un'opera meritoria. Grazie, grazie ancora. Grazie mille. Grazie a tutti. Buon lavoro. Buona serata. Buon lavoro. Grazie, buonasera.